Bene avrai, le parole rivolte dalla Madonna al Beato Mario ancora oggi sono un messaggio di vita e speranza che ci riguarda perché apre nuove prospettive, ci lancia nel futuro come testimoni della misericordia di Dio. Il vescovo di Como Oscar Cantoni, su un sagrato come sempre ricolmo di fedeli, presiede la sua prima celebrazione dell'anniversario dell'apparizione della Madonna di Tirano. La sua omelia, ispirata al Vangelo sulle nozze di Cana, il primo miracolo di Cristo che tramutò l'acqua in vino, si richiama proprio alla metafora del vino della festa come linfa dell'esistenza, che anche oggi, come quel giorno delle nozze, può venire a mancare nelle famiglie e nelle comunità parrocchiali. Il vino della festa e della gioia può venir meno tra noi a causa delle ferite di tante famiglie, dei lutti causati per esempio da un figlio che si è tolto la vita, o a causa di un disastroso incidente stradale, o per il lavoro che è venuto a mancare, ma anche per l'alcolismo, il gioco e altre dipendenze. La mancanza di dialogo in famiglia, tra coniugi, genitori e figli e nella società, tra persone distanti per età, professioni o cultura, è la frattura che bisogna contrastare. Il vino della festa potrebbe rarefarsi se scomparisse la passione per la vita, il gusto della fraternità, privandosi di tanti momenti di impegno e di solidarietà che invece fanno parte della nostra tradizione secolare. Liberarsi dalla bramosia dei beni e fondare la propria vita sulla solidarietà, condividendo ciò che si è e si possiede, accogliendo i deboli come parte della nostra famiglia. Queste le risposte, dice il vescovo, a cui siamo chiamati. Per aiutarci a costruire giorno per giorno la fraternità cristiana, che è ciò che maggiormente caratterizza la vita dei discepoli di Gesù, in modo di rendere a misura di famiglia anche la società in cui noi oggi viviamo. Non rinunciamo alla fede trasmessa dai nostri padri, accogliamola come il dono più grande. Perché in una vita animata dalla costante presenza dello Spirito Santo possiamo offrire al mondo una testimonianza di vita riuscita, perché fondata non sulla sicurezza dell'avere, ma sulla generosità del dono.